Nella relazione precedente da Giuseppe Longo e il tema della relazione di Sara Franceschelli è appunto su Alan Turing e la morfogenesi, il non lineare e l'emergere di un pensiero teorico tra equazioni e calcolo numerico. Grazie. Allora, Giuseppe Longo ha già in modo estremamente stimolante introdotto l'articolo di Turing del 1952, nel quale, come abbiamo visto, Turing mostra come due sostanze chimiche interagenti, secondo un processo di reazione e diffusione, possono dare luogo alla formazione di motivi spaziali. Questo grazie allo studio dell'instabilità del sistema definito dalle equazioni che descrivono tale processo. Turing dichiara anche che, con la dovuta prudenza naturalmente, ma che intende dare un modello di differenziazione cellulare, dice un modello matematico dell'embrione che sta crescendo. Quindi ci sono due aspetti in questo articolo, entrambi interessanti e innovatori: quello di esplorazione della modellizzazione matematica e quello anche di contributo alla biologia teorica, un contributo tramite un approccio fisicalista, se vogliamo. A mio avviso, quello che cercherò di illustrare è che il legame tra questi due aspetti interessanti risiede proprio nello studio della non linearità. Allora, io a questo punto avrò qualche citazione che purtroppo non ho tradotto, però l'idea di Odi Freddi è di chiedere direttamente che Giuseppe Longo no, ci traduca magari in francese. No, sto scherzando. Andiamo magari rapidamente su questo passaggio, giusto per sottolineare che Turing è interessato allo stabilirsi dell'instabilità, all'insorgere dell'instabilità, e, come dicevo, anche a proporre questo modello possibile, allora dice in una parte iniziale, tramite il quale i geni di uno zigota possono determinare la struttura anatomica dell'organismo che ne risulta. Vedremo poi come precisa in realtà la funzione dei geni, e vedremo poi che i protagonisti delle sue reazioni sono i morfogeni, come si dice in italiano? Non saprei, comunque morfogeni, e tornerò su questo punto di cui Giuseppe ha anche parlato. Molto brevemente vorrei dire una cosa riguardo ad altri tentativi precedenti a Turing, probabilmente a lui sconosciuti, di ricercatori che si sono interessati a processi di reazione e diffusione in reazioni chimiche, e quindi che contenevano in un certo qual modo non linearità. Quello su cui più mi sono soffermata nel quadro delle mie ricerche è il contributo di Lotka nel 1905, nel suo famoso libro sulla biologia teorica, biologia matematica o biologia fisica, secondo le versioni. Lotka usa modelli non lineari ma in dinamica delle popolazioni. Precedentemente, nel 1910, in un articolo parla proprio di processi di reazione e diffusione in un sistema chimico. Queste pubblicazioni, in particolare la prima, non hanno avuto un grande successo. Infatti Lotka si è anche allontanato dalla ricerca accademica, ha piuttosto lavorato in una compagnia di assicurazioni. Altri hanno contribuito a,
a questa storia, che non è una storia, nel senso che non per forza tutti i contributi erano noti, e oggi Gabriele Lolli diceva che in un certo qual modo anche la reazione di Brusov Zabotinsky poteva essere vista come questo sistema chimico dove a causa dell'instabilità ci sono vari regimi che possono essere ottenuti parametricamente, che può essere visto come un tipo di reazione diciamo alla Turing. Ben più tardi Prigozhin e i suoi collaboratori parlano di sistemi di questo tipo, parla in termini di strutture dissipative, è ancora un'altra storia, ma questo non toglie niente alla originalità di Turing. A quanto ne so, lui non cita questi lavori, ignoro completamente se li conosco, non ho trovato riferimenti. Ad ogni modo, quello che vorrei sottolineare qui in questo contributo è l'originalità del suo ragionamento, quando cerca di costruire un punto di vista teorico sullo sviluppo di questi motivi spaziali, grazie a una sorta di coordinazione di uno studio analitico per le equazioni vicino al caso lineare, in un'approssimazione quindi diciamo di linearità, e lo studio tramite calcolo numerico per il caso non lineare. Su questo tema chiude l'articolo, e secondo me delineando una prospettiva molto interessante. È su questo ragionamento che vorrei cercare di attirare l'attenzione. E, semplicemente dicevo, dal punto di vista, dunque, questi due contributi, ripeto, quello concernente l'approccio non lineare, non voglio dire è stato il primo, c'erano altri che proponevano approcci non lineari, ma in modo indipendente. E vedremo appunto quella che secondo me è una cosa molto bella e molto personale in Turing, che è proprio questo uso, questa costruzione di una relazione tra ciò che si può capire studiando le equazioni e ciò che si può capire grazie a valori numerici. Ecco. Ma per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè quello di contributo alla biologia teorica, Turing, come Giuseppe Longo ha detto, è stato un lettore di Darcy Thompson, e questo suo approccio diciamo fisicalista è un po' nella continuità della proposta di Darcy Thompson, questa famosa citazione che ci dice, è l'unica traduzione che ho: cellula e tessuto, conchiglia e osso, foglia e fiore sono altrettante porzioni di materia, ed è in obbedienza alle leggi della fisica che le particelle che li compongono sono state assestate, modellate e conformate. I loro problemi di forma sono prima di tutto dei problemi matematici, i loro problemi di accrescimento sono essenzialmente problemi fisici, e il morfologo diviene ipso facto uno studioso di fisica. Bene, oltre a questa, diciamo, a questo punto di vista sicuramente soggiacente alla prospettiva di Turing, c'è anche citato esplicitamente nell'articolo l'interesse di Turing per i lavori di un famoso embriologo e anche uno di quelli che più hanno agito e lottato per promuovere la biologia teorica di quel tempo, Conrad Hall Waddington. E questo lo vedremo, viene discusso da Turing proprio quando definisce quali sono i protagonisti delle sue equazioni di reazione e diffusione, cioè i morfogeni. Allora, come diceva Giuseppe, non si tratta affatto di geni direttamente. A me piace molto questa definizione,
traduco così, quando dice le sostanze sono chiamate morfogeni, la parola intende veicolare l'idea di un produttore di forma. E poi mi piace molto la seguente, non vogliamo dare un significato esatto, ma si tratta semplicemente del tipo di sostanza di cui parla la teoria. E mi sembra una definizione molto relazionale di questi morfogeni, cioè sono morfogeni quelle sostanze che risponderanno, saranno tra di loro in relazioni tali da poter essere descritte da certi sistemi di equazione, quelli appunto alla Turing. Ora, Turing, secondo me questa definizione relazionale appunto risponde molto alle esigenze teoriche espresse da biologi come Waddington, che cercavano a quel tempo studiare questioni sia sperimentali sia teoriche attorno alla questione dell'induzione nell'embriologia. Turing dice che gli evocatori, vedremo cosa intende Waddington per evocatori, gli evocatori di Waddington sono buoni esempi di morfogeni, e si riferisce a un famoso libro di Waddington del 1940, Organizers and Genes, organizzatori e geni. E Turing dice che anche i geni possono essere considerati morfogeni, anche i geni, però morfogeni di una classe ben speciale, visto che non sono diffusibili e visto appunto che in fondo il loro valore è, dice, più che altro catalitico, e a parità di organismo possono, quindi lo dirà più tardi, possono anche essere trascurati, visto che fissano i tassi della reazione. Ora, questo punto di vista è stato spesso, io ho letto spesso critiche su questo punto di vista prima di leggere l'articolo di Turing. A volte leggevo tramite bibliografia secondaria commenti circa il lavoro di Turing nella storia della biologia, e questo fatto che in fondo Turing non prende in considerazione i geni, è stato criticato, come dire, ma insomma passi proprio accanto a quelle variabili che sono poi considerate le più significative. Di fatto, secondo me, proprio in questa, e su questo insomma, se, sono sulla stessa lunghezza d'onda, penso, con Giuseppe, proprio grazie a questa definizione relazionale, in realtà è interessante questo punto di vista, cioè i geni non è che siano dimenticati, ma viene a loro assegnato un certo ruolo, però ci si interessa al gioco relazionale che si stabilisce tra questi morfogeni. Dicevo, questo evocatore di Waddington, di cui Turing non parla in estenso, lo cita semplicemente nel suo articolo, è però un concetto interessante, mi sembra, per la biologia, la biologia teorica e l'embriologia di quel tempo. Per Waddington, l'evocatore era una sostanza che poteva essere presente un po' dappertutto nell'embrione, poteva diffondere, che era liberata o attivata in una regione particolare che si chiamava appunto a causa di un gradiente, di un certo differenziale. Questo era il concetto di Waddington. Waddington dunque sosteneva queste sue idee anche sulla base di esperienze. Lui faceva esperienze di embriologia, esperienze di trapianti di embrioni o parti di embrioni verso un'altra parte dell'embrione, per vedere appunto quale poteva essere, come poteva realizzarsi l'induzione durante lo sviluppo, e per cercare di capire quale poteva essere la sostanza o le sostanze chimiche che avevano questa proprietà di essere organizzatori, anche se era giunto anche lui alla conclusione che forse non era una o due o tre sostanze. Vedremo che più in seguito nell'exposé vedremo che si concentrerà poi anche lui sulla definizione di un gioco relazionale tra evocatori e ciò che chiama la competenza dei tessuti. Allora, questo quadro teorico
non è molto presente nell'articolo di Turing. Turing è molto succinto nelle citazioni, però se tra le poche citazioni c'è quella di Waddington e del suo libro del 1940, mi sembra interessante prendere in conto questo problema sollevato da un contesto teorico a cui Turing si riferisce. Dunque, come dicevo, non esclude che i geni possano essere considerati morfogeni, ma dice comunque che per quanto riguarda il suo sistema e quello che svilupperà, possono essere eliminati dalla discussione per le ragioni precedentemente dette, cioè a parità di organismi che ha gli stessi geni. Ora, cosa fa dunque Turing? Studia l'instabilità degli equilibri nell'approssimazione lineare tramite un approccio analitico, però si rende conto che sarebbe interessante studiare il caso non lineare, ma semplicemente in esempi, in casi particolari, tramite calcolo numerico. E per questo esempio, sviluppa un esempio e lo commenta alla fine dell'articolo, usa questa espressione che mi sembra molto bella e significativa: l'organismo immaginario. Allora, dicevo, studia in generale il problema di come un equilibrio si destabilizza. Riprendo questo bell'esempio del topolino che si arrampica su una corda, che oggi Gabriele Lolli ha citato. Perché è bello? Beh, proprio perché indica come il sistema venga considerato come un sistema fisico, no? È come un pendolo può passare da uno stato di stabilità a uno stato di instabilità. E appunto, io non sto qui a tradurre queste lunghe citazioni, c'è anche questa precisione da parte di Turing. In che senso possiamo accettare ad un certo punto di considerare il caso lineare? Perché perché scegliamo di studiare il caso lineare? Beh, prima di tutto cerchiamo di studiare qualcosa che sia matematicamente trattabile. Questo è il problema, appunto. Altrimenti studiare la non linearità in generale è problema, insomma, impossibile. Bisogna cercare un punto di approccio. E un punto è questo: mettiamoci assumiamo questa semplificazione, diciamo, questa approssimazione lineare. E tramite già in questo tramite questa assunzione, già un'idea di pattern che possono emergere viene proposta da Turing. Ma quello che mi interessa qui è questo lavoro che lui fa, sempre in una di queste frasettine così significative, grazie all'uso di calcolo numerico, attorno a quello che chiama un organismo immaginario. Per definire questo organismo immaginario, lui usa diciamo valori numerici che raccoglie in una tavola, dice, ottenuta tramite l'uso del Manchester University Computer. Questa tavola ci dà dei valori, no? Ottenuti come? Beh, appunto, per un caso particolare, non lineare però. E lui riesce anche a così delineare i motivi che la variazione delle concentrazioni potrebbero avere secondo questi valori. Allora, qui arriviamo alla parte conclusiva, che è quella che ci indica questa finezza di questa consapevolezza del fatto che il gioco sia delicato ma anche indispensabile tra affrontare le equazioni così nella loro integrità, seppure nella semplificazione, nell'approssimazione lineare, e cercare di capire qualche cosa di più per casi particolari e grazie a valori numerici. Peraltro, un'altra cosa, in questo tentativo di far emergere alla fine l'immagine di come veramente questo fenomeno di produzione di forme si realizza,
Turing a più riprese, e qui in particolare in questa citazione che ho sottolineato in nero, sottolinea che in fondo possiamo avere solo dei pezzettini di conoscenza tramite i vari approcci. Cioè, per esempio, il caso più semplice, quello che ha trattato all'inizio, è veramente un caso che lui non ritiene realista. Dice: nella più parte dei casi un organismo passerà da un motivo all'altro, non è che partirà così da un'omogeneità per ad un certo punto fare mostrare un motivo. Sa bene che sono tutti pezzettini di conoscenza che si possono raccogliere e che si tratta un po' di raccordare per avere una, così, un'idea teorica un pochettino più completa. Io penso che anche questa citazione, che non tradurrò, vada in questo senso. Potrebbe essere letta in maniera molto, come del resto avevo visto che era considerata da certa letteratura secondaria che avevo letto in precedenza, può essere letta come semplicemente la considerazione di un matematico che dice: vabbè, semplifico, ma lo so che il biologico è molto più complesso. A me non piacerebbe leggerla solo così. Mi sembra proprio che in questo suo rapporto all'idealizzazione ci sia questa consapevolezza che quando si lavora col non lineare bisogna cercare di inventare un altro punto di vista per cercare di costruire della conoscenza. E quindi, visto che questo tipo di fiducia in esistenza di processi non lineari nel vivente era diffusa alla sua epoca, e proprio a Cambridge, Waddington, ma tutto il gruppo di biologia teorica, per esempio Needham, con cui Waddington ha lavorato, dicevano sempre che cercavano in modelli non lineari una espressione significativa di questioni di biologia teorica. Secondo me qui Turing risponde veramente ad un'esigenza, cerca di dire concretamente: beh, se abbiamo qualcosa di non lineare dobbiamo arrangiarci così, così e così, per cercare di costruire una visione. E lo fa in maniera estremamente fine, non è mai esagerato nelle sue conclusioni, non vuole, è molto, sempre molto prudente. Però nonostante questo, e qui ironia della sorte, Waddington, che forse sarebbe potuto essere uno dei biologi teorici che più era in grado di apprezzare questo contributo, non l'ha proprio capito forse, o ad ogni modo aveva sue ragioni per non riconoscere in Turing qualcuno che rispondeva alle sue domande. E mi sembra abbastanza curioso di leggere una lettera in cui Waddington esprime questo scontento, perché sembra quasi un pochettino quello che si chiamerebbe un dialogue de sourds, a mio avviso, cioè la critica che fa Waddington può forse lasciare un po' perplessi, sembra quasi che non veda che ci siano cose che dovrebbero piacergli in questo lavoro. Comunque, tanto per sottolineare quanto secondo me il lavoro di Turing veramente non sia proprio il lavoro di un matematico o di un fisico, di un matematico che si ispira alla fisica, che cerca di appiccicare qualcosa alla biologia, ma sia veramente attento a certe richieste che vengono dall'ambiente teorico. Specifico anche quella cosa anticipata, cioè il concetto di competenza su cui finalmente lavorava Waddington, che era per lui un concetto emerso grazie al suo lavoro anche sperimentale su questo concetto di organizzatore. Alla fine Waddington si è detto: beh, gli organizzatori e come li chiamava lui, gli evocatori, possono essere tanti, ma quello che importa è che risveglino, che attivino certe competenze presenti nel tessuto. E la competenza è vista come un sistema instabile che può essere spinto da un equilibrio all'altro. Secondo Waddington, però, ed è questo a mio avviso il vero motivo nascosto della critica di Waddington a Turing, per Waddington i geni
spingono tra questi vari stati di equilibrio. Ecco, quindi in una lettera del settembre 52 che si trova negli archivi online, Waddington scrive a Turing e gli dice: sì, molto interessante, mi piace molto quando un matematico affronta questo problema, però dice: attenzione, perché lo sviluppo è caratterizzato dal fatto che produce un numero finito di tessuti distinti in modo piuttosto definitivo, e tessuti e organi, e non produce tutti i tipi di tessuti intermediari. E lui dice: questo sarebbe un problema matematico molto interessante da affrontare, mi piacerebbe trovare un matematico che sia in grado di rendere conto di questo comportamento discontinuo. Per Waddington è un comportamento importantissimo, lui parla di canalizzazione. Come dicevo prima riguardo alla competenza, immaginava la competenza come un sistema multistabile, anche se poi non sapeva esprimere, attendeva questa risposta da matematici, da biologi teorici. Ora, leggendo con attenzione l'articolo di Turing, per esempio, si vede ad un certo punto che quando Turing parla della rottura della simmetria, dell'omogeneità, ci dice che un sistema può raggiungere uno stato di equilibrio nelle quali alcune irregolarità o alcune componenti tendono a crescere, e se ciò succede viene raggiunto un nuovo equilibrio stabile. Poi fa questa piccola osservazione: la varietà di questo nuovo equilibrio non sarà tipicamente così grande come la varietà delle irregolarità che lo provocano. Quindi la questione è: ma il sistema di Turing non potrebbe rispondere a questa esigenza di multistabilità, proprio quella ricercata da Waddington? E in fondo questa difficoltà di Waddington, così alla ricerca di un dialogo con i matematici, ma così diffidente anche a giusto titolo verso le proposte dei matematici, si ritrova anche dopo nel suo dialogo con René Thom, che propone la teoria delle catastrofi più tardi, siamo verso la fine degli anni 60, per come intesa, come espressione matematica di ciò che Waddington considera un po' un'immagine mentale sintetica delle sue varie idee sull'embriologia. E in questa immagine del 1940, che appare proprio in Organizer and Genes, si vede la proprietà di canalizzazione che dovrebbero avere i possibili cammini dello sviluppo di un embrione. C'è discontinuità. Waddington parla di vari stati possibili sulla base anche del suo lavoro sperimentale, sia di embriologo sia di lavori in genetica che faceva sullo studio degli effetti causali della variazione di qualche gene sullo sviluppo dell'embrione. E comunque l'immagine non è valetta in questo senso, scusatemi, in questo senso, il tempo scorre così. È un percorso che presenta delle biforcazioni. E questa è una domanda alla quale non trovo risposta nel puro articolo di Turing, però è una domanda: veramente l'articolo di Turing, il modello proposto da Turing, a me pare un modello che vada proprio in questa direzione di proporre una multistabilità e lo studio del passaggio tra un equilibrio e l'altro. Quindi è un po' così un'ironia della sorte o della storia che Waddington abbia forse espresso questa critica nel settembre del 52. Comunque, più tardi Waddington specifica questa sua idea di paesaggio epigenetico nel 57 fornendo un'immagine veramente, come dire,
polisemica, in realtà multipla, perché questa parte, forse la più nota, spesso citata, è la parte superiore del paesaggio epigenetico, che mostra quali sono i campi del possibile, i cammini possibili per lo sviluppo dell'embrione. E questi cammini possibili, si parla di canalizzazione, sono anche chiamati creodi da Waddington. Sono cammini, è un neologismo che significa proprio un cammino necessario, la pallina può prendere un cammino necessario. Dicevo che questa idea di canalizzazione sicuramente può essere vista come emergente dalle ricerche sperimentali di Waddington. Sicuramente c'è stata anche l'influenza di Whitehead, di cui Waddington è stato grande lettore, lo racconta lui stesso alla fine della sua vita in Evolution of an Evolutionist, dove dice quanto Whitehead sia stato determinante per lui, quanto la filosofia di Whitehead sia stata determinante, e dice anche forse se avessi ascoltato di più la mia passione filosofica avrei potuto concentrarmi di più sullo sviluppo di questi creodi piuttosto che, come ho fatto finalmente, su tanti altri aspetti sicuramente più sperimentali. Ma lui dice alla fine la metafisica non era ben vista durante la mia vita, io ho tenuto più segreto questo, diciamo, questa sua influenza è stata magari agito, ma lui non ha esplicitato così, se non appunto alla fine della sua vita, l'importanza di questa influenza. Comunque, dicevo, c'è una parte nascosta, tra virgolette, insomma, perché la metafora prende il suo senso se la vediamo come metafora composita. Qui Waddington mostra proprio che è importante, secondo lui, unire per una comprensione dello sviluppo un approccio genetico con un approccio embriologico, ma anche il tutto in un quadro di una scala evoluzionista. Quando si prendono in conto tutti i geni, tutte le interazioni tra i geni, si vede chiaramente come un'istantanea catturata dai geni a un certo momento anche dello sviluppo, no? È un'istantanea dell'evoluzione. Waddington ha lavorato come giovane embriologo anche con i fondatori della genetica delle popolazioni, non era affatto alieno dei loro approcci e del paesaggio adattativo e dei paesaggi adattativi. In questa sua figura ci sono veramente tanti aspetti che sono presi in conto, e dicevo, Waddington richiede ai matematici di occuparsene, ma spesso non è contento del trattamento proposto. Per esempio c'è una bella corrispondenza tra Tom e Waddington che cito perché ancora una volta ed è molto più estesa che il dibattito tra Waddington e Turing, ma si vede ancora come di fronte a un modello di tipo sistemi dinamici, perché la teoria delle catastrofi, come Tom la pone, è una teoria completamente generale della morfogenesi che non prende in conto né la natura del substrato né la natura delle forze in gioco che determinano la genesi delle forme, che si basa, dice Tom, su una proprietà che nasce dalla storia dei sistemi dinamici, la stabilità strutturale, e sui cambiamenti della stabilità strutturale. E c'è una bellissima corrispondenza dove il punto di vista del biologo, Waddington, fa critiche a Tom. Tom risponde proprio su questo ruolo della temporalità e di come essa possa essere espressa o no tramite una rappresentazione asintotica nello spazio delle fasi. Perché Waddington lo dice bene, per un organismo in via di sviluppo lo spazio delle fasi è sempre in crescita, cresce con l'organismo. A questo proposito vorrei dire una cosa. Turing dice all'inizio nel suo paper che vuole proporre un modello per l'organismo in via di sviluppo. In realtà poi dice ci sarebbe una parte meccanica e una parte chimica.
alla fine si concentra solo sulla parte chimica, dice il tessuto è quello che è, le sostanze diffondono sul tessuto, ma sarebbe bello considerare anche la parte di espansione meccanica, non lo fa nell'articolo, però potrebbe essere per lui cioè rimane come una prospettiva che sarebbe da sviluppare. Allora, io ho fatto questa parentesi su questo paesaggio perché in conclusione vorrei parlare di un progetto di ricerca di cui mi occupo sulla morfogenesi, non in particolare ispirato a Turing, ma proprio a una questione di quali strutture potrebbero sottendere se studiate dal punto di vista della loro variazione parametrica a una variazione alla produzione di varie morfologie in un problema di concezione spaziale, quindi veramente di design con giovani designer e artisti, e che si ispira a questa figura del paesaggio. Quindi di qui, oltre che dal fatto che appunto, oltre per il fatto che Waddington è stato un interlocutore per Turing, questa piccola parentesi sul paesaggio. Vorrei, prima di arrivare a questo punto finale, ancora dire qualcosa su questo tema, cioè quanto mi sembri così fine, sottile il modo con cui Turing parla del suo uso del calcolo numerico. Qui abbiamo parlato del paesaggio. Per quanto riguarda invece questo aspetto del gioco calcolo numerico e diciamo quadro teorico più generale legato alle equazioni, vorrei proporre un'analogia con lavori che sono stati fatti ulteriormente nella storia del caos determinista, lavori che si sono sviluppati negli anni 60 o 70, che hanno culminato negli anni 80, lavori che non partono dal sistema di Turing. Proprio per questo mi interessano, cioè dico subito, non sto cercando di fare un anacronismo storico, sto proprio solo semplicemente cercando di osservare che alcune forme di ragionamento mi sembrano presenti in casi differenti e di ricercatori che hanno lavorato in modo completamente indipendente, in tempi differenti, ma tutti sulle non linearità e attorno a questo problema di costruire una conoscenza in vari modi. Un modo molto in vari modi, tra cui l'esperimentazione numerica. Allora, un caso che mi sembra molto molto interessante è quello del problema della transizione verso la turbolenza per un fluido viscoso incompressibile sotto l'effetto di un parametro esterno che può variare. Allora, brevemente, questo punto di vista, il punto di vista dominante nel mondo della fisica teorica era quello espresso in modo indipendente da Landau e Hopf negli anni 40, che vedevano lo stato turbolento come una superposizione di un numero infinito di movimenti quasi periodici. Pensavano che quindi il fluido turbolento fosse composto da un numero infinito di gradi di libertà. Ora, un cambiamento teorico, proprio un'apertura estremamente significativa, direi un vero cambiamento di paradigma, se vogliamo utilizzare questo modo di guardare allo sviluppo della scienza, è stato proposto nel 71 da un famoso articolo di Ruel e Takens, nel quale, grazie all'uso della teoria dei sistemi dinamici, si dice che il punto di vista di Landau e Hopf non poteva essere generico e che in realtà c'era la possibilità di osservare un comportamento turbolento grazie alla combinazione di pochi gradi di libertà indipendenti. Ricadiamo proprio in questo paradigma della non linearità, che questa volta è affrontato direttamente, esplicitamente, grazie agli strumenti dei sistemi dinamici. In particolare, un concetto veramente fondamentale per Ruel e Takens, che poi era stato fondamentale anche per Thom, è l'idea della stabilità strutturale.
che qualitativamente è questa idea che un sistema è strutturalmente stabile se una piccola perturbazione della funzione che lo definisce non lo trasforma più di tanto topologicamente. E questa proprietà mi sembra molto interessante come proprietà espressa in termini matematici, visto che ha una vocazione di valutazione epistemologica della qualità di un modello per essere un buon modello. Gli autori che hanno introdotto, però si è bloccato, vediamo, ecco, gli autori che hanno introdotto questo concetto negli anni 30 della scuola russa dei sistemi dinamici si chiedevano proprio quali proprietà deve avere un modello, un sistema dinamico per corrispondere a un sistema fisico, e dicevano, beh, bisognerà che se variamo un pochettino i parametri che lo definiscono, lui non vari troppo topologicamente, altrimenti si cambia. E infatti la teoria di Thom si basa proprio su questo nella sua teoria delle catastrofi, che si interessa ai cambiamenti di stabilità strutturale. Le biforcazioni sono proprio questi cambiamenti. E, bene, questo concetto è utilizzato molto da Ruel e Tekens. E più tardi Ruel scrive un piccolo articolo sull'idealizzazione, dove parla di vari così stadi dell'idealizzazione in fisica, e dice: all'inizio con Newton facevamo la fisica lineare, la fisica dello, a partire da Newton la fisica dell'oscillatore armonico, poi la fisica alla Landau studia, tratta il non lineare tramite delle approssimazioni, e poi finalmente tramite la dinamica qualitativa si riesce a trattare il non lineare in modo rigoroso, naturalmente dinamica qualitativa inaugurata da Poincaré, naturalmente. E, bene, in questo quadro, sul quale veramente bisogna che vada molto rapidamente, ma ci sono articoli di cui posso darvi le referenze su questo tema, i fisici che hanno preso sul serio questa prospettiva teorica negli anni 70 e che hanno contribuito a quella che si chiama la definizione degli scenari di transizione verso il caos, di cui la prospettiva aperta da Ruel e Tekens definiva un caso possibile, ma altri due tipi di scenario sono stati individuati dal lavoro così di varie equipe di fisici tra gli anni 70 e inizio degli anni 80. Ebbene, nella ricerca di questi scenari, il calcolo numerico è stato, qui c'è un articolo a cui rimando bellissimo di Ekman che fa il punto nell'81, Jean-Pierre Ekman fa un punto nell'81 su questa questione degli scenari, cos'è uno scenario di transizione verso il caos e quali sono i limiti di questo concetto. Purtroppo non posso attardarmi su questi temi, di cui appunto posso darvi referenze. Vorrei invece sottolineare questo aspetto. In questo, per riuscire a mettere alla luce questi scenari, i fisici, gruppi di fisici come per esempio Pomot, Manville, Berger, Dubois, o prima in modo indipendente Lorentz, il famoso Lorentz dell'attrattore di Lorentz, hanno tutti usato questa articolazione tra esplorazione numerica e esplorazioni di proprietà topologiche dei sistemi. E il passaggio tra immagini, idee, punti di vista teorici che emergevano per esempio tramite la simulazione numerica verso considerazioni circa sistemi sperimentali particolari o circa la possibilità di delineare un quadro più generale, come il concetto di scenario vorrebbe proporre, ebbene questi passaggi sono giustificati negli articoli del tempo tramite considerazioni di genericità. Genericità, concetto che proviene sempre da questo campo dei sistemi dinamici,
sviluppato in particolare da Smail, che lo definisce una proprietà e generica se definita su un aperto denso, e che è molto in relazione alla proprietà di stabilità strutturale. Allora, queste proprietà, attenzione, sono gli autori che le usano ne sono coscienti, non sono, vanno prese con molta cautela. C'è polisemia, c'è un bel articolo di Alain Chansigner che parla proprio della polisemia, del significato di generico, vous avez dit générique, cosa vuol dire finalmente, però insomma in modo euristico questi concetti sono usati. Salto completamente sull'importanza dello shadowing lemma, già introdotto a metà degli anni 70 da Bowen, di cui già Giuseppe Longo ha detto l'importanza essenziale per capire cosa diciamo quando facciamo una simulazione numerica, cosa ci può dire rispetto al caso che ci interessa, continuo, glisso, ma voglio semplicemente mostrarvi proprio concretamente per dirvi come Turing è stato così proprio già negli anni 50, già ragionava a modo suo, come altri hanno fatto più tardi. Guardiamo per esempio Lorenz, anche prima di guardare il caso degli scenari. Lorenz, nel suo attrattore, che sicuramente tutti conoscono, nello studio del suo attrattore, per cercare di capire perché questo sistema deterministico presenta comportamenti non periodici, ebbene, si mette in casi più semplici, grazie a una sezione di Poincaré, va tramite lo studio numerico a ottenere tutti i valori numerici per una certa variabile, per esempio qui z, e vede che se costruiamo una mappa di Poincaré grazie a questi valori abbiamo una certa costruisce questa mappa di Poincaré che ha una forma che può essere idealizzata dalla tenth map, la quale è ben noto che ha generiche proprietà di instabilità. Bene, mi sembra che qui siamo proprio, questo gioco molto più sviluppato è adesso quello che mi sembra molto significativo in questo caso, ma che forse Turing delinea un pochettino, perché l'articolo del suo primo articolo sulla morfogenesi è l'unico pubblicato, poi si sarebbe dovuto, cioè è il primo pubblicato di un programma di ricerca che lui vedeva a più ampio raggio e dice, indicava proprio nello studio numerico delle soluzioni non lineari la possibilità di andare a esplorare altri problemi anche empirici, per esempio quello della filotassi, come crescono appunto le margherite. E ancora un altro brevissimo esempio, perché vedo che il tempo sta veramente finendo, avevo parlato degli scenari di transizione verso il caos, ce n'è uno molto interessante, quello dell'intermittenza, dove appunto Pomeau-Manville, di fronte ai loro dati, che sono dati così di un segnale temporale che vediamo all'inizio è così periodico, e poi di tanto in tanto presenta come dei momenti irregolari, che sono appunto, è per questo che lo chiamano segnale intermittente. Si chiedono, quale spiegazione possiamo dare per questo comportamento temporale? E nella costruzione della loro interpretazione in termini di sistemi dinamici si aiutano, ma proprio in modo così concreto, dalla costruzione di un'applicazione di Poincaré per una variabile del loro sistema, partivano dal sistema di Lorenz per certi valori del parametro, e ottengono questa curva che dicono è simile a una parabola, possiamo idealizzarla una parabola e possiamo cercare di capire come nello spazio delle fasi il mio sistema può evolvere o in una parte più stretta del canale definito da questa parabola e quindi tornare vicino a comportamenti periodici, oppure sfuggire qui in queste, diciamo, in queste parti dove può spaziare un po' ovunque nello spazio delle fasi e dar luogo quindi a un comportamento così che appare come caotico. Allora, anche qui, ripeto, e poi anche qui cercano con i loro colleghi sperimentatori Berger e Dubois di vedere se in un'esperienza reale, in una cella di convezione di Relais-Bénard,
questo tipo di spiegazione qualitativa, però ottenuta prima grazie a dati, diciamo dati a valori numerici, potesse trovare riscontro con dati che emergono da esperienze reali. Quindi è tutto un gioco di messa in relazione. E concludo su questo, solo così, che dicono sicuramente quando cercano di capire se la pertinenza del loro lavoro fatto a partire appunto da considerazioni numeriche possa essere esteso a sistemi sperimentali reali, dicono beh, quello che facciamo noi è costruire dei modelli astratti che possano mostrare certe qualità, certe proprietà generiche. Il gioco quindi che si vede in questi esempi mi sembra che sia questa costruzione di relazione tra equazioni della dinamica dei fluidi, una questione, cioè come un problema, come si passa alla turbolenza debole, si aiutano con l'esplorazione numerica del sistema di Lorentz, hanno anche dei casi sperimentali e nel quadro di considerazioni topologiche arrivano a questa concezione, a questa idea di scenario. Bene, mi pare che in fondo in Turing vediamo un set di equazioni di reazione e diffusione, un problema, cioè quello della formazione dei motivi e quello di come più generale che non tratta nell'articolo, anche se rimane all'orizzonte quello dell'embrione che cresce. L'esperimentazione numerica in casi particolari del non lineare, poi sempre in modo programmatico, ma ci sono articoli non pubblicati, che non erano stati pubblicati, che sono in parte raccolti nelle collected works curati da Peter Saunders, dove Turing appunto studiava, voleva prendere, ha lavorato anche peraltro con un botanico su questo problema della filotassi, e quindi si è cercato un campo sperimentale per utilizzando lo studio delle instabilità per delineare un quadro teorico che sapeva bene non poter essere catturato da nessuno di questi aspetti preso da solo. E io mi fermerei qui. Se poi volete vedere anche i filmini, li posso mettere di quelle immagini. Allora, su questo punto che era il tema della conferenza, sono stata anche troppo lunga, mi fermerei qui. Però, dicevo, ho parlato di Waddington presentare ecco, questo lavoro in parallelo che svolto all'École des Arts Décoratifs a Parigi, sul tema appunto dei paesaggi dinamici visti come sistemi morfogenetici. In pratica l'idea è stata quella di prendere il sistema di Waddington sul serio, cioè spesso l'immagine di Waddington è stata citatissima da 10 anni a questa parte con l'epigenetica, l'epigenomica, quasi tutti gli articoli cominciano con un'immagine su Waddington, spesso non c'è la parte sotto, è un peccato perché per Waddington sono unite le due parti, funzionano insieme. L'idea è proprio stata, ma prendiamo questa immagine veramente come un dispositivo dinamico, e quindi prendiamo proprio sul serio questa idea di capire come dinamicamente possono crearsi le forme, perché alla fine era questa la cosa, questo centenario di Turing, come sicuramente molti in questa sala, ha dato l'occasione di rituffarsi in articoli veramente stimolanti, e la cosa che mi è piaciuta tanto è vedere proprio in Turing, in questo articolo sulla morfogenesi, come questa prospettiva dinamica non lineare sia legata all'emergenza di forme con tutte le varie connotazioni teoriche che ho cercato di mettere in evidenza rispetto alla biologia teorica del suo tempo. Tra l'altro voglio dire una cosa, Waddington nel 62, dopo l'uscita del modello dell'opéron lactose di Jacob Monod, dice, ma il mio evocatore è proprio quello lì. Quindi ironia della sorte, doppia e tripla. Comunque, insomma, riveniamo a questo programma, di cui andrò brevissimamente, l'idea di prendere
sul serio questa immagine e di pensare a come concepire dispositivi morfogenetici dal punto di vista performativo, cioè imponendo che rispondano a certi, che realizzino certi comportamenti. Comportamenti di che tipo? Dinamici. Siamo proprio partiti da una cosa di cui non ho parlato affatto, ho solo citato questa bella corrispondenza tra Thom e Waddington sul senso della stabilità nei sistemi dinamici, viventi e non viventi, e dall'incomprensione tra i due secondo me nascono tante belle domande di ricerca, e questo progetto nasce proprio da questa, se vogliamo, questa incomprensione. L'idea è stata, vediamo come nello spazio reale, visto che i colleghi con cui ho lavorato sono soprattutto un architetto specialista di membrane tese e poi gli studenti designer e anche altri colleghi designer all'ENSAD, lì è stata, riusciamo a tradurre nello spazio tridimensionale più il tempo queste questioni epistemologiche. E quindi abbiamo preso proprio l'idea di lavorare sugli equilibri e sulle variazioni, destabilizzazioni degli equilibri come elementi per concepire forme dinamiche. E allora qui vi do qualche immagine. La prima è veramente molto, si chiama canale, ma non è molto dinamica, cioè l'unica dinamica, se volete, è quella di palline che possono passare da una superficie all'altra tramite un canale. Mi piaceva lavorare su questa idea di canale, visto che per Waddington era così importante. Ma poi appunto abbiamo lavorato su appunto strutture dinamiche. Questa in particolare è stata realizzata da un gruppo di 16 studenti più altri 4-5 colleghi che voglio ringraziare e citare poi. È una struttura che si ispira proprio al concetto di spiegamento, déploiement, che appare in questa corrispondenza Waddington-Thom, e vi vorrei mostrare il filmino, se riesco a farlo andare, ma penso di dover uscire, perché esco un attimo perché non riesco a controllare il volume stando dentro. Voilà. Ah, comunque il volume è benissimo perché l'ho già tolto. Bene, bene. Quindi questa è una figura dove abbastanza grande, fa circa 3,5 metri e mezzo per 3,5 metri e mezzo, forse anche 4 la struttura superiore. Comunque questa figura è, presenta un dispiegamento, abbiamo visto lo stato iniziale, poi si dispiega, e questi movimenti su vari punti di equilibrio sono regolati da quattro assi, si vede un pochettino qui, che sono in rotazione, ce n'è uno qui, uno qui, uno là di dietro e uno là. E poi ci sono anche, diciamo, come punti di controllo, anche due fili che regolano il punto massimo lì e il punto minimo qua. Ci interessa vedere come cambiano massimi, minimi, minimi, massimi. E perché anche, vorrei dire una cosa che può essere forse pertinente con questa discussione su Turing, perché ci è interessato, mi interessava questo programma di morfogenesi spaziale, fatta direttamente nello spazio con modelli meccanici, perché oggi c'è un campo molto interessante dell'architettura teorica che parla di morfogenesi digitale e che usa modelli non lineari, modelli di sistemi complessi, vari tipi di automi cellulari, algoritmi genetici, per produrre una grande varietà di morfologie, alcune delle quali sono scelte e stampate tramite stampanti tridimensionali e quindi proposte nello spazio nostro. Ma ancora una volta, la questione è: che valore è quello di queste istanze particolari o così ottenute sullo schermo di un computer che poi sono messe nel nostro mondo grazie alla stampa tridimensionale? E cosa è specifico
cosa è veramente morfogenetico, quanto la componente digitale è importante per questa ricerca morfogenetica. E ho voluto separare le variabili, ho detto bene, lavoriamo, ma facciamo direttamente nello spazio. Quindi non abbiamo sì, cioè no, no, la nostra concezione non si basa su un programma che gira e noi scegliamo qualche istante in particolare per poi stamparlo. No, noi se vogliamo possiamo fermare la nostra macchina, ma la nostra macchina è già direttamente nello spazio, è già un'esperienza. E dicevo che per me è un modo di mettere nello spazio queste domande epistemologiche sulla relazione tra vari modelli e sistemi non lineari che vivono sia in un mondo sperimentabile, nel senso tradizionale, diciamo, della fisica, sia in questo mondo così numerico e che sicuramente però non sono, a mio avviso, semplicemente riducibili a questo secondo mondo. Ecco, la questione della morfogenesi presenta queste caratteristiche così di multistabilità parametrica anche semplicemente in questi sistemi che possiamo concepire direttamente così. Nella materialmente. Allora concludo semplicemente ringraziando, ci sono tanti altri filmini, ma vorrei ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto, che sono appunto qui Yves Mailleux, Sophie Larger, René Lenné, Xavier Miclet, Michel Davidoff, Xavier Thiré e anche Carole Knib e Guillaume Bellon, dei colleghi modellizzatori dei sistemi, dell'Istituto dei Sistemi Dinamici di Lione, e poi 16 studenti al primo anno dell'ENSAD. E mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie Sara, e se ci sono domande o osservazioni, sì. Sì, io chiedo scusa se faccio una domanda probabilmente da grosso ignorante quale sono della materia, e chiedo scusa anche se eventualmente il tema è stato toccato nelle presentazioni di questa mattina. Io questa mattina non potevo esserci. Ho due domande, una è una curiosità di tipo proprio storico, nel senso che nel periodo in cui Turing lavorava sugli aspetti di formalizzazione matematica biologica, a Cambridge, diciamo nel campo della biologia, succedevano anche altre cose che eventualmente farebbero avvicinare, diciamo, la modellistica di tipo biologico invece proprio alla macchina di Turing. No? Se ci sono stati contatti fra i gruppi a cui Turing faceva riferimento per la biologia e i gruppi invece relativi alla nascita, diciamo, o definizione del DNA e della sequenziazione, diciamo, del DNA stesso. L'altra invece era una domanda di tipo più teorico, nel senso che uno dei campi attivi nella ricerca dei sistemi dinamici in questo momento è quello dei sistemi ibridi, cioè sono sistemi che hanno dinamiche sia discrete che continue, e in cui vi è a seconda della posizione della traiettoria dello stato nel piano delle fasi, si ha uno switch, diciamo un cambiamento della legge fisica che guida il sistema. E questo naturalmente introduce una ricchezza di possibilità di dinamiche che va anche al di là di quella dei sistemi caotici. Ecco, non so se nel campo anche della ricerca biologica, ma non solo, vi sono modellizzazioni o forme di predizione in qualche modo, o di caratterizzazione dinamica, che utilizzano in questo momento anche questi
modelli. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, devo dire che dopo il suo articolo, a quanto ne so, per avere consultato altri articoli non pubblicati, Turing continua su questa strada, cioè una strada, se vogliamo, dinamicista. Però il gruppo di cui ho parlato, Waddington per esempio, ovviamente, lui era proprio un biologo e non ignorava ciò che succedeva attorno a lui, non ha mai voluto negare la genetica anche nella sua componente diciamo molecolare, sapeva bene che si stava sviluppando questo aspetto, però scrive per esempio nel 57, Strategy of the Genes, scrive ad un certo punto: indipendentemente dalla caratterizzazione particolare, biochimica, molecolare che i geni prenderanno, ancora tutto non è noto, ma indipendentemente da questo, penso che possiamo già dire che sarà importante prendere in conto questi aspetti delle relazioni tra genetica e sviluppo, e quindi quelle immagini che ho mostrato sono proprio del 57, e quindi questo aspetto relazionale appunto dei geni che vanno insieme a formare il paesaggio, che è il campo dei possibili per l'organismo che si sviluppa. Quindi da questo punto di vista direi, ma io non sono, come diciamo, Waddington mi è interessato molto per questa questione della morfogenesi, non voglio parlare in nome di tutto lo sviluppo della sua carriera molto lunga, ma mi pare di poter dire che comunque abbia portato avanti un suo punto di vista nel quale era molto interessato alla biologia teorica, quindi comunque una descrizione che non si fermasse solo a quella puramente molecolare, di biologia molecolare, era molto interessata incitare persone che si interessassero a questioni di modellizzazione più matematica per la biologia, ma non negava certo ciò che si sviluppava nel frattempo, e peraltro nel 62 dice proprio il modello dell'opéon lactose lo prende come buon modello, quasi come una risposta a quello che lui ha cercato per tanto tempo. Quindi direi che comunque ad ogni modo non è mai stato, pur godendo di una certa considerazione, anche forse grazie alla sua grande, al suo carisma personale, non è certo stato, mi sembra di vedere, qualcuno di molto influente rispetto allo sviluppo della biologia del XX secolo, dove evidentemente la biologia molecolare ha avuto la parte dominante. Non so se rispondo un po'. Molto interessante. Il fatto, cioè, non è una questione di poi cosa è stato più influente, aveva ragione, non è particolarmente importante da questo punto di vista, però è così, suscita la mia curiosità. Estremamente interessante, qui riprendo quello che diceva oggi Gabriele Lolli, in effetti si può dire che Turing non sia stato influenzato neanche da se stesso, perché si sarebbe potuto pensare a lui è proprio quello che va in quel senso, invece lui ha preferito, allora ha preferito altro, ha preferito, perché secondo lui evidentemente non era questa, possiamo pensare, non era questa la strada giusta, ha preferito esplorare un altro punto di vista, ripeto, come ho cercato di mostrare in questa presentazione,
comunque il suo punto di vista non nasceva proprio dal nulla, cioè rispondeva a questioni teoriche sicuramente minoritarie, però con una loro pertinenza, che erano presenti a quel tempo. E così, rispondere così. Per la seconda domanda, onestamente non so che cosa dire precisamente come rispetto al lavoro attuale dei biologi su questo passaggio. No, se posso aggiungere un commento, lui è esplicitamente contrario al preformazionismo e lo è, sicuramente conosceva Schrödinger, notissimo il libro del 44, quindi si ha già la codifica scritta. E poi perché scrive nella corrispondenza con Gandhi contro la nuova sintesi di Huxley, quindi lì prende una posizione molto netta e contraria a questo ruolo esclusivo dominante dei cromosomi nell'evoluzione. Per lui c'è una co-costituzione dinamica delle forme del vivente, cioè appartiene a quest'altro filone e fa una scelta netta dal punto di vista proprio filosofico di conoscenza del biologico. Lui che ha inventato il programma e la macchina a stati discreti, cioè questa audacia di dare uno sguardo che si arricchisce. Quanto ai modelli ibridi, direi che è un vero problema, perché se costruito nell'ambiente, diciamo, di biologia teorica, è una vera frattura, è incredibile, cioè c'è questo mondo, diciamo, di dinamicisti e sulla morfogenesi, fanno cose bellissime, matematica raffinatissima, e anche alcune, a mio avviso, totalmente sbagliate, però alcune veramente di grande rilievo, e poi c'è stato quest'altro mondo, appunto, della polimerase come macchina di Turing, e che non si sono parlati, che è una frattura culturale, concettuale, di fondo, ecco, per cui effettivamente ci sono dei problemi poi anche nella rappresentazione matematica. Ora che però la polimerase sia una macchina di Turing, questa è una cosa così palesemente falsa, Perché l'espressione genetica è ampiamente stocastica, per la specificità non esiste e per vari motivi, per cui in realtà Turing ci ha azzeccato. Ma va detto che il dialogo ovviamente con la struttura discreta del DNA, che è di gran lunga la molecola più importante che c'è in una cellula, è un problema grosso e che effettivamente in cui manca un dialogo anche di tipo matematico. Osservazione. In effetti mi è capitato nel corso di quest'anno, centenario di Alan Turing, di leggere un articolo su Nature di Sidney Brenner che dice: ma il più grande contributo di Turing alla biologia, secondo me, è proprio l'idea di programma. Cioè non si interessa all'aspetto della morfogenesi. Quindi dopo tutti questi anni e nonostante la scelta che evidentemente ha fatto Turing, Sidney Brenner dice: ma secondo me qui è andato molto vicino a dire delle cose molto interessanti per noi biologi. Mi ha stupito questo articolo. Sì. Volevo anch'io aggiungere un commento, cioè il fatto che in realtà il legame tra il lavoro di Turing e Gödel e il DNA era già stato fatto prima ancora che Watson e Crick scoprissero la struttura doppia elica, cioè nel 48 von Neumann aveva scritto quel suo libro, no? Sugli automi cellulari, no? E aveva fatto un modello di macchine autoriproducentesi, che è basato sullo stesso trucco, tanto per cambiare, no? È esattamente lo stesso, e lui lo proponeva come una possibile soluzione al problema della vita, no? E se uno guarda, anzitutto il meccanismo del DNA è esattamente quello, no? Cioè c'è il programma, no? Che è ovviamente il gene, no? C'è una macchina universale, no? Che in base al programma, no? Costruisce molecole, no? E con il trucco di Gödel e di Turing in realtà si ottiene una macchina o un organismo che si autoriproduce. Ora, la cosa interessante però è che né Watson né Crick, Watson sicuramente no, e forse nemmeno Crick erano a conoscenza di questo lavoro di von Neumann, quindi solo a posteriori, no, si è poi visto che von Neumann aveva visto giusto 5 anni prima, no? Ovviamente questo non ha nessuno dei dettagli della doppia elica, e tutti e due, no, sia Watson che Crick dicono che in realtà il vero contenuto del loro lavoro è l'aver capito come si mettono le basi insieme, no, e fare la doppia elica, e non tanto, no, questo processo di autoriproduzione, però quello c'era,
Ed è interessante che in fondo non si tratti sempre della stessa idea, rivoltata ancora una volta, e questa volta anticipata non dai filosofi di 2000 anni fa, ma dalla natura in realtà. Quindi è proprio un meccanismo naturale. È possibile che Turing non se ne sia occupato proprio da scontato? Ecco, Turing, ecco, questa è la cosa interessante. Io non so se Turing conoscesse quei lavori lì, però von Neumann si basa esplicitamente sui lavori di Turing. Non so se negli anni 50 o nel 48, quando poi è uscito questo libricino di von Neumann, Turing l'avesse letto. Ci sono delle testimonianze sul fatto che Turing lo citi qualche volta? Non saprei. Sara, vuoi aggiungere o rispondere? Una cosa, proprio comunque in difesa di questa prospettiva dell'ultimo articolo pubblicato di Turing, che io non lo so se lui quanto conoscesse di quest'altra prospettiva, però una cosa che mi sembra interessante è che comunque questo punto di vista apre strade che sono legittime e sì, che forse si sono sviluppate in parallelo, cioè comunque forse non bisogna chiedersi ma perché non è andato per quell'altra strada maestra, sarebbe stato meglio. Per esempio, avevo parlato di Waddington come qualcuno che aveva, se non altro in comune, malgrado evidentemente alcune incomprensioni, ma aveva questo interesse per una prospettiva relazionale in biologia e per il non lineare, anche se non esplicitava le equazioni e poi non era contento quando qualcuno le scriveva per lui. Comunque i concetti di Waddington, che appunto sono stati espressi con un interesse per la genetica, però non all'interno della grande macchina della biologia molecolare in via di costituzione, sono poi stati molto recentemente ripresi in considerazione grazie al fatto che possono essere tradotti anche in termini molecolari. Per esempio il suo concetto di assimilazione, di cui non ho parlato, che però è molto legato all'idea di competenza di cui invece ho parlato, questo concetto di assimilazione genetica, per cui una certa competenza che ha un organismo, un individuo, può essere attivata sia da uno stimolo esterno sia da uno stimolo interno, eventualmente genetico. Beh, è un concetto che ha dato molto 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 da discutere all'epoca di Waddington. Lui diceva che dava una spiegazione completamente compatibile col darwinismo certi caratteri che potevano sembrare acquisiti tramite un meccanismo lamarchiano. Molti contemporanei sono stati detrattori rispetto a questa sua spiegazione, però oggi ci sono lavori, penso al gruppo di linguisti Rutherford, proprio su questo meccanismo di assimilazione genetica, ma tradotta in termini di biologia molecolare. Quindi quello che voglio dire è che tante cose si sono sviluppate e appunto quell'aspetto relazionale sul quale Waddington ha lavorato non andava ad opporsi con un altro punto di vista, parlava di altri problemi, e ci sono stati poi momenti ulteriori in cui un punto di vista, quello di Waddington, è stato espresso appunto nei termini di vista diciamo vincente, mostrando così che che il sapere può veramente prendere cammini vari, non solo una strada maestra, ecco, questa è la mia impressione. Direi che questa è un'ottima nota per chiudere questa discussione, ringraziando ancora Sara. E ringraziando tutti per la partecipazione soprattutto poi anche l'organizzazione in realtà che ha reso possibile questa giornata attraverso il Centro di Filosofia, e poi in particolare Gabriele Lolli, Massimo Mugnai e Giacomo Sillari. Grazie a tutti e buonasera. Grazie.